L'ultima tornata elettorale nell'Aretino si è conclusa con un doppio successo del Partito Democratico. A Monte San Savino, Margherita Scarpellini, sindaco uscente, è stata rieletta con il 37,52% dei consensi. Il fatto che i cittadini mi abbiano dato fiducia e quindi si siano espressi favorevolmente nei miei confronti, indubbiamente mi ha riempito di gioia e di orgoglio. Ovviamente il tutto è condiviso con la mia squadra, che veramente ha lavorato tanto e si è data tanto da fare. È chiaro che noi continueremo, come abbiamo sempre fatto, a mandare avanti tutte quelle che sono le problematiche del quotidiano, che ahimè sono quelle che a volte si allontanano dalla progettualità più ampia, ma un occhio di attenzione sarà sempre rivolto al sociale, alla scuola, all'ambiente, soprattutto alla gestione del territorio. E devo dire che il mio progetto ovviamente è ambizioso, soprattutto sulla cultura e il turismo, proprio perché Monte San Savino possa diventare un punto di riferimento. Roberto Pertichini è invece il nuovo sindaco di Monte Mignaio, che ha vinto con un'alta percentuale di consensi, ben l'83,3%. Monte Mignaio, dunque, dopo due mandati da sindaco di Massimiliano Mugnaini, sceglie la continuità con il candidato appoggiato dall'ex primo cittadino. E continuità, ma anche voglia di fare delle cose qualora ce ne sia bisogno. Ecco, noi ci siamo già espressi fin dal primo giorno della nostra candidatura. Noi non vogliamo assolutamente promettere niente che non sia fattibile, perché lo scenario politico non è assolutamente facile. Per cui abbiamo sempre detto che le bugie hanno le gambe corte, e quindi vogliamo comportarci in modo serio, onesto, e mantenere quello che già abbiamo. A noi ci sembra già un buon punto di partenza.